E guattai a tutti ciurma e benvenuti ragazzi in questo nuovissimo episodio su Little Nightmares 2. Vediamo ragazzi di riuscire a raggiungere almeno gli 80 like per il prossimo episodio. Vi ricordo che appunto il sostegno con i mi piace è assolutamente fondamentale affinché questa serie possa proseguire. Ed eccoci qua finalmente di ritorno ragazzi, mi rendo conto dopo diverso tempo dall'ultimo episodio. Però ci sono stati insomma un po' di inghippi, un po' di contrattempi, un po' di impegni, insomma solite rotture. Fatto sta che eccoci qua, dopo che purtroppo, ripeterei purtroppo, la volta scorsa ragazzi abbiamo vissuto, perlomeno ho vissuto, un dramma abbastanza intenso perché all'interno di questo ospedale, penso possiamo definirlo ospedale a sto punto, ospedale anche se psichiatrico, c'era una mano dotata di vita propria ragazzi, esattamente proprio come quella che si vede, si è sempre vista nella famiglia Addams, avete presente? Proprio un appendice che va per cazzacci suoi, forse era pure più una, non lo so, fatto sta. Perché si muove quando è buio? Usa R, usa R. Sto premendo R. Sto premendo R. No, no, no. Ragazzi, se la situazione non poteva diventare più drammatica di così, l'è appena diventata. L'è appena diventata. Perché allora le cose, ragazzi, che si muovono in maniera scoordinata e a scatti a me mi fanno andare nel panico, tanto per cambiare. L'altra volta la manina bellina, fantastichina, sembrava un ragnetto delle mie palle. E adesso ci stanno pure sti maledettissimi manichini di merda. Che inspiegabilmente quando è buio, solo quando è buio, ragazzi, si muovono, prendono vita. E ovviamente non è che si possono muovere normalmente. E no, giocherina, volevi! Si devono muovere in maniera scoordinata. Che gran bell'incubo. Che gran bell'incubo. No, 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 voi state scherzando. No, ragazzi, dai. No, 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 ragazzi, no, 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 no. Cioè, sto posto è pieno di questi cosi. No, 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 no. Già lo so che passerò un orrendo quarto d'ora, che è un modo di dire, un'orrenda mezz'ora. Già lo so con l'episodio di oggi perché. No, 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 ragazzi. No, 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 ragazzi, no, non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Non ce la posso fare. No, no, no. No, 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 ragazzi, no. No, no. No, 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 ce la posso fare, ma quanti ce ne stanno? Come cazzo si tira fuori la torcia l'anima dei mortacci sua? Ok, così. No, ragazzi, è troppo, questo è troppo, veramente. Ho accettato di tutto. Ho accettato di tutto.
Fino ad ora. Come cazzo ci si abbassava? Ho accettato di tutto fino ad ora, ma così non ce la posso fare. Così non ce la posso fare. No, raga. Non ce la posso fare. Ma corri, Gino! Gino! No, cazzo! Ragazzi, potrò impiegare 20 anni, per fare sta cosa. Perché per quanto io gli possa puntare la torcia... Cioè, sti gran cazzi, signori. Sti gran cazzi. Ok, si fermano per un po'. Sta fermo là, bastardo. Sta fermo là, maledetto bastardo. Sta fermo lì, sta fermo lì, sta fermo lì, sta fermo lì, sta fermo lì. State fermi, state fermi, state buoni. No, no. No. No, 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 no. Oh, muoviti, Gino. Ah! Ah, oddio ragazzi, oddio, è pieno dovunque, è pieno dovunque. No. No, no, no. Aggrappati cazzo, non ce la posso fare. È un incubo. Perché mi ha vibrato il pad? C'è qualcuno lì? Minchia, che schifo. Chi è che ha... Ma che schifo. Ma che avete fatto qua? Veramente disgustoso. Oddio ragazzi, non ce la posso fare oggi. State fermi, state fermi. Ok, giustamente pure se l'inquadro. Aiuto. No, stai immobile. Non muoverti. Non muoverti, maledetto bastardo. Non muoverti. Ma non muoverti, maledetto bastardo. Questi strisciano, strisciano, strisciano! Oddio, sali! Oddio! 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 Accendi! Qua dietro si può entrare. Lo vedo. No, aspetta, no, non so se ci passo. Ci passo. Cazzo, io penso sia una delle cose. Che cazzo hanno fatto qua? Una delle cose più
probabilmente disturbanti e che io abbia mai vissuto. Io, cioè ragazzi, vi giuro, sono in preda al panico, veramente, non... Non ce la posso fa. Oddio, oddio, già lo so che ti sveglierai, bastardo. Oddio. Ma c'è la luce accesa. E chi mi dice che la luce resterà accesa? Chi me lo dice? Ok, devo entrare qua, è chiarissimo. Chi mi dice che la luce resisterà accesa? Eh? Chi me lo dice, bastardi? Ok. Cerchiamo di recuperare un attimo di calma, se possibile. Per quanto possibile, è difficile, ragazzi. Vi dico sinceramente. Allora, ovviamente qui non posso arrampicarmi. A questo coso non posso fargli niente. Pensavo di poterlo spostare. Ah, ok, posso infatti spostarlo, ma è fin troppo pesante. Ok, non riesce né a spingerlo e tantomeno a tirarlo, ragazzi. Non lo so. Forse... Forse temo la risposta, signori. Temo la risposta, signori. Perché dovrà spostarsi da solo. Ah! L'anima di tua sorella! Stai fermo lì. Pezzo di merda, stai fermo lì, bastardo! Oddio. 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 Ok. Ragazzi, vi giuro che sono nel terrore. Cioè, io sto procedendo col terrore nel cuore, ve lo giuro. Col terrore nel cuore. Perché mi terrorizza il fatto che si muovano in maniera così scoordinata. Ovviamente è fatto apposta. Oddio. È stato fatto benissimo. Purtroppo devo ammetterlo. L'effetto è stato fatto fin troppo bene. Maledetto bastardo, state fermi lì! Fermi, quanti cazzo sono! Ragazzi, io non ce la posso fare. Io non ce la posso fare. No, ragazzi, è impossibile, cazzo! È impossibile! Sono troppi! Sono troppi, dai! Cioè, ma stiamo scherzando? No, ragazzi, dai, ma porca vacca! Ma quanti sono? Ma è impossibile! È impossibile controllarli tutti. Allora, per quanto si possano muovere... nel senso, si possano bloccare. Per quanto si possano bloccare, ragazzi, resta comunque il fatto. Resta comunque il fatto che comunque sono troppi. Sono troppi, ragazzi, cazzo. Sono troppi, 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 troppi. Sta fermo lì, sta fermo lì, merdina. State fermi lì, state fermi lì, state fermi lì. Sta fermo lì, sta fermo lì.
Ma porco. No, vabbè, dai, ragazzi. No, 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 ragazzi, cioè no, non è umanamente possibile. Non è... No, 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 ma dai! E so due che mi faccio prendere dallo stesso stronzo. Ci arrivano da tutte le parti. Oddio, questi mo sfondano! Lo stavo per dire, questi mo sfondano! Ragazzi, è atroce tutto ciò. Veramente atroce tutto ciò. Tieni, Six. Ma io non posso arrivare dal... Io non mi dovrò di certo rifare tutto il giro, dai. È impossibile. No, lei adesso inserisce lì, si dovrebbe aprire, mi auguro. Ok. Perfetto. Via. Ragazzi, è stato devastante. È stato veramente devastante, cazzo. Prendilo, Six, bravissima. Perché adesso ce ne serviranno due, ovviamente. È stato atroce, ragazzi. Ho ancora i brividi, mamma mia. Oh, oddio. Uno e due. Ecco fatto. Adesso sì. Ascensore. Andiamo, Six, forza. Quanto cacchio siamo scesi? Cos'altro potrebbe attenderci qua sotto, Dio? Oddio. Ma cos'è tutta sta roba, ragazzi? Oddio, che è? Guardate che per oggi ne ho viste già abbastanza, eh? Direi. Ho sopportato già abbastanza. Io non ci entrerei. Io non ci entrerei manco per il cazzo. Ma manco proprio per il cazzo. Ragazzi, io vi chiedo scusa se questo giramento non sono molto eloquente, però è che veramente sono... Oh, cazzo. Sono talmente tanto presa. Oh, non di nuovo! No, 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 no! Oddio, la mazza, la mazza! Maledetta, vieni qua! La maledetta! Spaccala! Spaccala, Gino! Ah, si nasconde pure. Intanto che quella cosa cerca di uscire. Ah! Via! Via, manaccia! Manaccia malefica! Muorici, bastarda! Ok, muoviti, muoviti, Gino! No, 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 Six! No, un'altra, no! Ah! Ecco, muove, pigliano. Mannaggia a me, mannaggia! Oddio, che incubo, ragazzi, è un incubo! Tira, 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 tira. Minchia, 3 ore per tirare. Tira! Bastarda! Minchia. Maledetto, ok. Devo sbrigarmi a fare così. Forza, 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 forza. Tira, Gino, cazzo! Ah, via! Ok, quando si prepara per il saltino, la maledetta. Non ci provare.
Guarda che minchia. Porca miseria. Via. Forza. Forza, veloce. 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 Veloce, Gino. No. No. Non ci provate, eh. Tira, Six. Tira, Six. Minchia, no. Addirittura due, non riesco a già. Vabbè, ma allora sono incoglionita io, che gli sono andata addosso. Mannaggia Bubba, ragazzi. Allora, una cosa che mi dà fastidio quando registro è appunto perdere tanto tempo sempre a fare la stessa cosa. Perché sapete che il mio tempo a disposizione non è tanto per registrare e quindi, ovviamente, più tempo perdo a fare le stesse cose, meno tempo ho per proseguire nel gioco, diciamo. Ok, tira, ti prego Gino, ti prego Gino, tira con tutta te stesso Gino. Ma l'anima dei mortacci tua Gino, pure te, oh oh oh, no, non ci prova, manaccia di merda. Via, ah, no, mi piglia. Minchia, è che con la mazza si muove più lentamente. E dai. Ok, forza, forza, forza. Minchia, è lento lui, ragazzi, a lasciare le cose. Dai, mo con due. Six, vai, ci penso io alle mani. Ok, ok, una è morta. Ok, l'altra via, c'è merdina, via qua, merdaccia. Mo te nasconni. Mo te nasconni, suppongo che c'è bisogno di me. Per... oh, cazzo. Tira, Six. Tira, tira. Ah, quante mani ci stanno. Ah, no, dai. Ma che sfiga di merda, però, ragazzi. Che palle, signori, che palle. Via, tira, forza, 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 forza. Ok, attenzione che arrivano. Attenzione che arrivano. Si sono messe d'accordo per saltare. Ma porco... no, regà, dai, mo la lancio, Che ha tre ore per tirare, porca vacca. Irritando, irritando tantissimo. Tantissimo mi sto irritando. Ok, ecco. No, 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 no. E dai, ma porca miseria. Ecco qua, mo succede di nuovo quello che è successo prima, State a vedere, ragazzi. No, tu Six, tu non sei capace, giustamente, di prendere. Ragazzi, è possibile che sono io ad essere così rincoglionita? La risposta probabilmente è sicuramente sì. È possibile che tu sia così rincoglionita. È possibilissimo, guarda. Possibilissimo. È possibilissimo, guarda, che tu sia così rincoglionita. Potete dirlo tranquillamente. E dai. È possibilissimo che sono io ad essere diventata molto poco paziente, ragazzi. Ma ci rendiamo tutti conto, vero? Di quanto sia snervante questa situazione. Io mi auguro di sì, che tutti quanti un po' ci rendiamo conto di questa cosa. Anche perché ci mette tre ore per staccare una cazzo di asse di legno. Tre ore per tirarla via. Accidenti. Ecco qua. Che tra l'altro, cioè, è una mano di merda. Le dai una sberla così, dovrebbe già morire, no? Fondamentalmente di regola. E invece no. 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 E ogni cazzo di volta risuccede questo. Sono estremamente irritata, ragazzi. Perché non è possibile che io passi un quarto d'ora solo per fare questo. Per colpa di due mani di merda, non è possibile. Io le aspetto. Poi tra l'altro non una, due. Ecco, ah 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 ah, due, due, non una, due. Una dovrebbe essere già crepata, malamente, ovviamente non crepa. Non è, non è, non è,
Non è possibile. Quanto so bastarde, ragazzi. Quanto so bastarde e intelligenti. Cazzo, sono umani. Merda, l'ho mancata. Sono stata capace pure di mancarla. E non muore? Non muore la puttana. Posso aver impiegato 20 minuti per fare ciò? Posso? No! Giocherina, sei una rincoglionita! Vi autorizzo a dirlo. Belle! Belle le facce, veramente bellissime. A chi andiamo incontro? Tanto per cambiare quest'oggi, visto che non abbiamo vissuto già abbastanza orrore. Non vedo l'ora di conoscere il nostro nuovo amico. Oh porco dici! Gino! Posso dire di essere abbastanza terrorizzata, sì. Certo che posso dirlo, anche perché come cazzo si muove? Cos'è? Cos'ha? Perché? Come fa? Come fa? Vieni qua, merdaccia. Ehi! Ehi! Oh. Six corre, lei va. No, mo mi riacchiappa, ragazzi, mi riacchiappa! Cazzo, Ciro. Minchia, è possibile che tutti i nemici devono essere così dannatamente terrificanti? Lo so che è fatto apposta. Ma porca troia, ragazzi. È terribile. Perché piange, secondo voi? Assolutamente terribile, cazzo. Veramente raccapricciante, ragazzi, anche questo. Sono venuti i brividi di nuovo, cazzo. Tu stai lì, eh? Non voltarti. Non voltarti, non guardare. Che mi serve qualcosa per premere un bottone.
Mi serve uno di quegli oggetti, accidenti. Di spalle posso farcela. No, no, non hai visto niente, bastardo. Non hai visto e non hai sentito. No, non ci credo. Non ci credo. Cosa gli fa? Cioè, chi è poi, tra l'altro? Chi è quest'essere? Cosa fa? Ok, restiamo nascosti, ragazzi, e poi prendiamo quel coso. Comunque, devo dire che i nemici, ragazzi, sono stati veramente bravissimi a farli, perché... sono assolutamente terrificanti. Cioè, quelli che abbiamo incontrato fino ad ora sono assolutamente terrificanti, cazzo. Tutti loro, tutti loro. Ok, direi che non è il caso di muoversi. Ok. Pian pianino, pian pianino, pian pianino. Dai che non ti accorgi di noi, vero che non ti accorgi di noi? No. Oh porco... No, che non ti accorgi di noi! No, se viene a vedere qua mi sparo in un coglione. No, mi sparo in un coglione, dai! Come cazzo faceva a saperlo? Ok, direi che è il caso di correre, allora. Di correre... Perché Six rimane nascosta, ragazzi? No, non ce la farò mai così... È impossibile. Ecco perché Six rimane nascosta. Perché Six rimane nascosta? Perché lui probabilmente andrà a controllare alla porta. Giustamente. Io ancora devo capire, ragazzi, come fa a... Beh, che non ci deve essere una logica, però. Ok. Aspettiamo pazientemente che torni di qua. Sempre se torna di qua. Ah. È andato via. Ok. Adesso infatti è lei stessa ad andare per prima, eh. Non so che dire. È tutto assolutamente terrificante. Assolutamente terrificante, ragazzi. Ok, signori. Allora, mi ha appena salvato la partita. Purtroppo per oggi il tempo a mia disposizione termina qui, ragazzi. Io vi chiedo scusa per la rabbia, però veramente che in certi momenti, quando succedono determinate cose, mi sento veramente un idiota. È questo che mi fa arrabbiare. Il fatto che sembro un idiota, che non riesco a fare cose che di regola dovrebbero essere abbastanza semplici. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Budosh a tutti, ragazzi, da Giochirina. Ciao.